Allora, siccome il primo tentativo non è andato a buon fine in quanto qui abbiamo dovuto convertire per farlo funzionare il dato in una stringa, cioè in testo puro. Questo testo non è capace, grosso per di ritrasformarlo in una data che noi la vediamo sotto forma di testo, ma essenzialmente non è testo. Tutt'altro, anzi è un numero decimale che viene interpretato dalla macchina in questa maniera. Ce ne freghiamo e cerchiamo di fare insieme una cosa. Andiamo a fare la ricerca di questa stringa all'interno di questo qua. Vediamo a che punto sta e valutiamo rispetto a questo numero qua la sua decostruzione. Cioè, più facile a farlo che a dirlo. Andiamo su dove possiamo vedere i testi, che è questo. No, ecco. Allora, la ricerca dei testi. Replace text, sort text, match text. Ok, questo è il nostro pattern, giorno rappresentativo. No, scherzo, non è il pattern, ma è... No, è il pattern, è benissimo pattern. E i testi dove dovrebbe andare a trovare dovrebbero essere questi. Benissimo. Andiamo a vedere che il match lo fa e ci dovrebbe dare un true false. Ok, ci dice... Se come faccio a vedere chi è il sesto? Allora, non mi piace questo metodo, ci sarebbe qualcos'altro tipo no, sì, è quello. Ora dovremmo capire a che posizione si trova il true rispetto a questa lista. Potremmo usare Python scrivendo righe di codice oppure in questo momento della notte non lo so più, quindi proviamo con Python. Prende solo la X e sputa la A. Allora, vediamo. Questo prende list access. Sì. If X uguale true. Aspetta, manco me la ricordo la sintassi in Python. Potrebbe essere così, però. Sì. Allora, che succede? A uguale. Ci vorrebbe un for i in x. If x uguale true, a uguale i. Test. Fallisce la riga 14. Non ricordo manco la sintassi di Python. Ah no, aspetta, me lo dice pure qua però. Con uguale, infatti non può essere uguale così. Uguale, ci vuole un doppio uguale. Ora la riga 15, a uguale i. Perché no? Se metto a uguale 2 funziona? No. Perché nessuno ha mai dichiarato a uguale 0. No. No, 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 sì, no, scusate. Troppe poche indentazioni.
A uguale i test, ok, vediamo se è andato a buon fine, se è andato a buon fine A uguale nullo, perfetto, sì, molto a buon fine. Facciamo così, print i test. Che abbiamo tutti falso, 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 vero. Allora, aspetta, non listaccess, ma itemaccess, no, itemaccess infatti fallisce. Listaccess. Ah, io c'ho sonno, allora, aiutami. Io c'ho sonno. Printi i... sono, sì, giustamente non è un numero che va avanti, mannaggia a lui, mannaggia, allora niente, questa è una cosa che fallisce, non c'ho voglia di posarla. C'è un modo più semplice? C'è un modo più semplice, mettiamo replace. Sì, c'è un modo più semplice, che cavolo, dai, è molto più semplice sto metodo. Allora, facciamo una serie che conta la lunghezza this length. Quindi una serie che va da 0 a 6, perfetto, come gli indici di questo qua, col pattern, il pattern glielo dà lui, la lista glielo dà lui, e guardate un po', 6, oh, perfetto. Io c'ho sonno, comunque, aiutatemi a capire perché io sto a fare tutta sta roba. Dunque, mo costo se io che ci devo fare, devo cacciare il sesto da qua, quindi item, lista item di questa lista, l'index me lo dice lui, e siccome qui non c'è variazione, questo qua è rimasto davvero un time, anche se qua leggo Friday dicembre 7 e come lo leggevo qui. Ma questo qui è una variabile time, quindi se faccio dec time, no, data, scusa, devo struct date, io indovinate che ci tengo, wow, il day 7 month 12. Ecco, questo che ci devo fare, ci devo costruire un periodo con questo, quindi con ladybug construct period, analyze period, il periodo va from day to day, from month to month, l'ho fatto al contrario, hour è impostato da 1 a 24 già di default, quindi analyze period è perfetto, il giorno del 7, e io il giorno del 7 otterrò questi, me li copio, quindi qui che ti dico, giorno rappresentativo, giorno rappresentativo, valori rappresentativi, qua che ti scrivo, invece ti scrivo che il period è questo, questo qua è temp rappresentativa, ne faccio un altro, questo è per la temperatura, ne faccio un altro per, anzi scusate, facciamolo più corto, per l'umidità, ctrl c ctrl v, umidità,
E giustamente a chi lo collego? All'umidità. Anzi, no, questo è già collegato all'umidità, è sbagliato quello della temperatura. Piano piano, non c'è fretta. Lo rimettiamo qua, quindi questa è davvero la temperatura, sì, questa qua è l'umidità. Un ennesimo, facciamo prima a fa così, lo portiamo un attimo qua e ci zoomiamo. Ci facciamo wind speed e ancora un altro, ci facciamo wind direction. Portiamoceli tutti dove ci compete che siano. Mettiamo qua. Con lo stesso periodo per tutti quanti. Abbiamo detto il primo è wind speed. Il secondo è wind direction. Spengo un attimo le selezioni. Ok. Ehi. Wind dir e quest'altro è solo wind. Speed. Ok, quindi che succede? Io tornando a bomba, io decido da subito, secondo me, qual è il dato. Per esempio, questa volta voglio mettere. Voglio scegliere il giorno rappresentativo rispetto alla dry temperature. Perfetto, collego dry temperature e periodo caldo, periodo freddo. E quindi typical hot week o typical cold week. In questo caso è typical cold week. Abbiamo detto voglio la hot, allora collego hot e ok. E a questo punto otterrò che il mio giorno rappresentativo è il 17 di luglio. Questi sono i miei valori rappresentativi rispetto alla, in questo caso, temperatura, e che ritrovo riassunti qui in temperatura rappresentativa, e dovrebbero corrispondere 18,1, eppure qua dovremmo avere 18,1, sì, 21, sì, è quella. Umidità rappresentativa, wind speed rappresentativo e wind direction rappresentativa. Che ci faccio con tutti questi? Li do in pasto a Envimet, o meglio al config wizard di Envimet. Decidete voi però qual è il dato che fa al vostro caso. In questo momento fatelo un po' a cuor leggero. Poi vedremo meglio. Sicuramente tra i dati, diciamo così, tra le rappresentatività del dato, quelle più importanti sono rispetto all'umidità piuttosto che rispetto alla temperatura. Con questo io vi do la buonanotte. Spero di avervi fatto cosa gradita con questa cosa noiosissima. E vi impacchetto tutto e vi carico su Drive. Buona serata.